Bianca! Bianca! Va tutto bene? Tu che cosa dici? Guardati intorno! Povera Bianca, se le fosse successo qualcosa... Ah-ha! Oh, mio tesoro! Grazie a Dio sei salva! Ezio, ti presento Bianca. Bianca, Ezio. Incantato. Dunque, so il tuo nome, ma non perché sei qui. Ho una questione con Silvio Barbarigo. Puoi aiutarmi? Ah, sarebbe un onore. Ma di certo non basteremo solo noi due. Cioè, noi tre contro le sue forze. Secondo te come possiamo fare? Vado a preparare i miei uomini. Nel frattempo, vorrei che tu salvassi quelli catturati durante l'attacco di Silvio. La mia coscienza non mi permette di abbandonarli. Intesi. Me ne occupo subito. Buona fortuna, Ezio. Grazie per l'aiuto, amico. Ci piacerebbe combattere con te, se ci accetti. Di qua. Taluni potrebbero beneficiare dell'esenzione. Fate riferimento al decreto nella sua interezza per sapere se siete fra questi. Attenzione, attenzione! Le attese per i cittadini di Venezia che si sono resi colpevoli di usura sono state dedicate. Aspettate. Avanti, amici! Quindi avete tanta ragione! Specie se segue i miei consigli. Avanti, non siate timidi! Voglio solo... Con me. Ehi, non avete un po' di decenza? Guardate messere. Dove andate! Ho lavorato... Ehi, potreste far male a qualcuno. Il conosco tesoro. Non esiste una legge che preservi la decenza. Andare in giro. Gente, non fare niente. Pietà! Dio sia lodato. Lo ringrazio ogni sera. Proteggimi. Siamo con te, amico. Devi solo guidarci. Bene, di qua. Adesso è passato a Silvio. Smetti di fuggire! Sono con voi! Vogliamo unirci a te. Insieme annienteremo i Barbarigo. Fate riferimento al decreto nella sua interezza per sapere se siete fra questi.
Ehi, corre un bel rischio quello. Ascoltate, cercatemi tutti. La paura ti fa volare. Salute, Ezio! Bentornato e ben fatto! La mia armata è tornata ai fasti d'un tempo. Ora Silvio si accorgerà del madornale errore che ha commesso. Come suggerisci di procedere? Un attacco diretto contro l'arsenale? No, ci massacrerebbero alle porte. Ho in mente un altro piano. Prendi i miei uomini e piazzali in giro per il sestiere. I loro tumulti indurranno Silvio a far uscire buona parte delle sue guardie. E mentre l'arsenale si svuota dei suoi scagnozzi, io posso compiere l'assassinio. Esatto. Agirai quasi indisturbato. Speriamo che abbocchi. Niente paura. Abboccherà. Dietro di me. Aspettate qua il mio segnale. Agli ordini. Seguitemi. Ehi, ma cosa vedi? Solo per insegnarti la lezione. Solo per insegnarti la lezione. Rimanete in attesa qui. Sarà fatto. Qui, avanti. Eccolo! Lì!
passato il limite, bastardo! Gesù Cristo, non c'entro nulla! Pietà! Restate ad aspettare qui. Facci sapere quando colpire. Un altro saltimbanco acrobata. Eccolo! Non te ne andrai così! Vi prego, gentile signore. Non puoi sfuggire al tuo destino! Accertalo! Lo sto perdendo! Presto! Là! Non fatemelo scappare! Eccoti qua. Hai fatto? Sì, gli uomini sono in posizione. Bene, bene. Prendi questo. Sai come funziona, vero? Trova il punto più alto di tutto il sestiere e sparalo da lì. Sarà il segnale d'attacco per i miei uomini. Bene, allora. Ci vediamo sul campo di battaglia. Puoi contarci. Thank you.
Bartolomeo ha bisogno di me. Devo tornare all'arsenale. Salute, Ezio! Posso farti compagnia? E come? Inseguiamolo! Hai visto che campione? Dovresti essere onorato di morire per mano sua! Baciami le natiche, muso da mona! Porca puttana! Forza Ezio, vieni qui! Dobbiamo fermare quel grassone bastardo! Pensi che non sappia perché sei qui, Ezio? Troppo tardi! Non c'è nulla che tu possa fare per impedirti di ottenerla! È vero! Adesso basta! Non c'è tempo! Torna da me! Dobbiamo andare! Ezio, vai ora! Quella bestia ti porterà di certo dritto dal suo padrone! Io resto qui con i miei uomini. Impediremo alle guardie di inseguirti. Presto! Altrimenti salpano senza di noi! Qui non passa. Dai, 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 non andrà lontano! Siamo con voi. Provaci. Vediamo come finisce. Cos'è successo qui? Perché le navi? Pensavo miraste al trono del Doge. Solo un diversivo. Dovevamo salpare anche noi. Per dove? Non te lo dirò mai. Cipro è la loro destinazione. Vogliono... Loro... Vogliono... Non temete l'oscurità. Accettate il suo abbraccio. Requiescant in pace. Ben fatto, Ezio! Silvio è sconfitto! E il distretto militare è di nuovo nostro! Forse ora Venezia si godrà finalmente un po' di pace e tranquillità. Dovremmo celebrare questa vittoria! Sono felice per te e per i tuoi uomini, Bartolomeo. Ma non posso restare. Temo che il mio lavoro abbia appena preso una svolta inaspettata. Che cosa intendi? Silvio non voleva sostituire Marco come doge. Anzi, stava per lasciare Venezia. Tutta questa faccenda era solo un diversivo. Perché? Questo è ciò che devo scoprire.